Heritage Tower, prego. Ecco qua. Sta arrivando molta gente e questa è la parte, la vista culturale al museo che c'è al piano terra. Ehi. Bene, se ci spostiamo di qua perché dobbiamo vi lascio a Massimo e ci espandiamo verso. Vi dico soltanto che Massimo, grazie a lui abbiamo recuperato gran parte di tutti i materiali che vedete esposti in mostra. È stato veramente un lavoro di ricerca notevole e non è facile trovare questi lasciare i cappotti prodotti e materiali appartenenti poi alle aziende passate. Poi vedrete anche una mappa dei bombardamenti nello spazio dell'autorità portuale. Sì. Intanto il concetto di heritage è qualche cosa che noi uomini di marketing consideriamo la leva del futuro. Significa patrimonio maschile, l'idea di fare un museo territoriale di Porto Marghera e zone di la possibilità. È un'azienda che produceva vetri per l'edilizia, corto quindi carbone per il riscaldamento e poi scoprirete all'interno dell'esposizione che era veramente un'azienda a 360 gradi perché produceva tantissime cose. In quest'area in particolare dove ci troviamo e dove è la torre era l'area azotati, quindi qui si producevano fertilizzanti. Questa, come vi dicevo, è stata fatta costruire nel 38, quindi 81 anni fa. Dovete, voi che siete poi degli ingegneri, lo capirete meglio di me. La situazione ovviamente volti alluminio, appunto, zinco eccetera, e quindi in questa condizione diciamo c'è anche stata una possibilità di siamo allora al piano terra dove c'è il museo della torre. Abbiamo avuto un sacco di adesioni, tant'è che abbiamo dovuto dividere in due gruppi tutti gli ingegneri intervenuti, che sono circa 150, quasi 40, adesso abbiamo un centinaio di colleghi. Questa parte è stata organizzata insieme al Collegio Ingegneri.